Mentre a Cosenza salgono i toni del dibattito politico con le accuse di irregolarità che Iole Santelli ha rivolto a Giacomo Mancini e Luca Morrone in merito alla documentazione presentata per le liste Oltre i Colori e Prima Cosenza, si moltiplicano le iniziative elettorali in città. Ieri Mario Occhiuto ha parlato del recupero e dell'integrazione del popoloso quartiere di Via Popilia tra i punti cardine del suo programma, ribadito dal sindaco uscente nel corso di una manifestazione organizzata presso il Palazzetto dello Sport Domenico Ferraro. Insieme a lui l'ex assessore ai quartieri Francesco De Cicco ed i candidati della lista Cosenza Libera. Ad ascoltarlo, tra gli altri, la stessa Iole Santelli, il fratello parlamentare Roberto Occhiuto ed il consigliere regionale Fausto Orsomarso. L'architetto si è reso protagonista di un lungo intervento e, con l'ausilio di filmati e diapositive proiettati su due maxischermi, ha illustrato i servizi avviati e portati a compimento nel corso della consiliatura, oltre alle opere che intende realizzare se dovesse essere riconfermato a Palazzo dei Bruzzi. Occhiuto ha parlato della piazza che sorgerà a ridosso della stazione ferroviaria di Vaiolise, dove a suo parere devono essere riportate funzioni sociali e commerciali per consentirne la rigenerazione urbana. E poi, ancora, ha snocciolato le slide sulla rimodulazione dell'ultimo lotto di Via Popilia e sulla riqualificazione di Viale Magna Grecia con il nuovo stadio San Vito Gigi Marulla. Salvatore Bruno per la CNews 24.